Anna Rosa Buttarelli, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta davvero qui nel nostro posto delle parole per condividere il suo libro pubblicato dalla casa editrice Tlon, il libro intitolato Bene e Male, sottosopra la rivoluzione delle filosofe. Anna Rosa Buttarelli, filosofa, saggista, formatrice, autrice di saggi e monografie, oltre ad aver curato diversi libri e traduzioni. Tra le maggiori studiose europee della filosofa spagnola Maria Zambrano, le ha dedicato una monografia pubblicata da Bruno Mondadori, una filosofa innamorata. Io mi fermerei qui per il momento, Anna Rosa Buttarelli, perché ogni volta che incontriamo il nome e il pensiero di Maria Zambrano è sempre bello fermarsi. Chi era, brevissimamente, Maria Zambrano? Una filosofa con la mente divergente, perché quando era giovane che studiava filosofia si accorse a un certo punto che la filosofia d'accademia, quella di Aristotele e di tutti gli altri che poi sono venuti dopo di lui, Platone lo salviamo per il momento, non faceva per lei. E aveva deciso di abbandonare la filosofia, così come aveva deciso di abbandonare molte altre cose nel momento in cui le dicevano non è per te, è per gli uomini. E erano anni quelli anni 20, dagli anni 20 agli anni 30, in cui le donne ancora non avrebbero potuto studiare filosofia. Lei era un'eccezione. Da quel momento in cui vide intuì l'impossibilità di poter seguire la filosofia d'accademia, chiamiamola filosofia occidentale, diciamo idealista, è la filosofia occidentale, la filosofia di radice idealistica, da quel momento pensò a cos'altro fare. Poi un giorno in un'aula dove stava ascoltando le narrazioni teoriche di uno dei suoi maestri, Zubiri, vide spuntare da una tenda tirata su una finestra un raggio di luce che illuminava l'ombra dell'aula. Vide si trasformò questa visione in un'immagine e disse a se stessa: ecco, io farò questa filosofia. Qual era la filosofia? La filosofia della penombra. La filosofia, lei la chiamò, della penombra baciata dalla luce. Primo passo, diciamo, per la revisione che fece, una delle più importanti revisioni dal cammino dell'umanità, bisogna sottolineare, dello statuto filosofico d'Occidente. E queste parole non sono al di fuori di questo saggio Bene e Male sottosopra, anzi sono proprio dentro. E io vorrei cominciare con una domanda che lei pone proprio all'inizio, Anna Rosa Buttarelli. Per quale ragione le pensatrici di tutti i tempi non sono state ascoltate né dai filosofi accademici né dalla cultura di superficie, nonostante abbiano indagato bene e male con esiti sorprendenti e se fossero stati recepiti chiaramente risolutivi? Ecco, lei che risposta si dà? Più vado avanti nel tempo a testimoniare la possibilità, diciamo risolutiva appunto, dell'ascolto di un cammino, insisto a dirlo, differente, divergente della genealogia di pensiero femminile, più mi accorgo che non c'è sempre una cattiva volontà da parte maschile, cioè dei filosofi d'accademia in particolare, non c'è sempre una posizione misogina, per dirla proprio scientificamente si può dire. Ma io penso di avere capito che proprio non c'è la possibilità di capire per molte menti che sono formate nella filosofia, quella la continuo a chiamare accademica così ci capiamo, ma è anche la filosofia che ha strutturato e realizzato una cultura intera, cioè la cultura che adesso siamo abituati a chiamare occidentale. Bene, io penso che non siano in grado di comprendere
la differente strada della mente femminile, perché la mente femminile non è dicotomica, si fa cioè ho imparato a dirla molto velocemente la risposta alla domanda che io mi sono fatta, cioè non si riesce a capire da parte di chi ha una mente che divide il mondo in due, si può dire in ciò che è e che è identico a sé e in ciò che non è e che quindi, siccome non ha diritto all'esistenza, bisogna eliminarlo. E lo si vede nelle guerre contemporanee, quanto sia ancora pervicace questa mentalità dicotomica che non conosce il terzo, diciamo. Per esempio, tra pace e guerra esiste il conflitto, è un terzo, è una terza posizione che hanno sempre sostenuto le donne, perché il conflitto per forza non deve essere sanguinoso, non deve esserlo per forza. Il conflitto, diceva Eraclito, è quello che può migliorare la realtà e comunque certamente il conflitto tra differenze è qualcosa di arricchente se non è pensato dicotomicamente. Ecco allora che siccome questa strada è stata custodita dalle fonti che abbiamo del pensiero femminile, quella di un modo di pensare, sarebbe meglio dire di una forma mentis non dicotomica, probabilmente non è comprensibile, ecco, per quelle menti che viaggiano solo su una pista identitaria. Su una pista identitaria, e qui viaggiamo anche sulla pista dell'eternamente identico, no? Quell'identico che ci sta portando a una deviazione culturale e non solo. Sì, esattamente, perché la realtà non va d'accordo con la pista identitaria e con la rivendicazione continua dell'identità, cioè del riconoscersi, se lo si dice politicamente, nel riconoscersi in uno schieramento che deve, secondo questa mentalità, per forza vincere sull'altro. Cioè, diciamo che non è prevista nella nostra realtà quella che gli orientali conoscono un po' bene, quella realtà che si chiama trasformazione, che prevede che i due contendenti, due o tre o quattro, siano disponibili a modificare la posizione identitaria, altrimenti cosa succede? Succede che accade quello che sta accadendo, si vive nel risentimento, perché la posizione identitaria spinge a, come dicevo prima, eliminare ciò che non è identico, perché mette in crisi la identità, quello che diverge, come appunto abbiamo fatto sempre noi donne nel tempo. Noi abbiamo testimoniato un modo diverso di pensare, certamente non identitario, e questo è stato combattuto. Pensi che nella Rivoluzione Francese, durante la Rivoluzione Francese, anzi dopo la vittoria giacobina, c'era un filosofo amico di Diderot che si prese la briga di scrivere un progetto di legge che vietava la lettura alle donne. Era un giacobino. Cosa significa? Significa che il modo disturbante, evidentemente, che hanno le persone, donne, uomini, anche alcune minoranze, di non pensare identitariamente, beh, questo non è ammissibile in un mondo identitario. Certo, non è ammissibile, perché bisogna far entrare altre parole, no? Altre parole che sono il pensiero, la sapienza, il discernimento, ma soprattutto, prima di tutto, bisogna far entrare la parola conoscenza, altrimenti sì, il pensiero, la sapienza e il discernimento in particolare non hanno ragion d'essere. Ma dal suo punto di vista profondamente filosofico, Anna Rosa Buttarelli, come stiamo a proposito di conoscenza? Dunque, stiamo in una situazione che è abbastanza verificabile. Siamo alla fine
del cammino della forma di conoscenza occidentale, cioè dicevo prima, quella idealista. E qual è la forma di conoscenza idealista? Quella che divide anche qui il mondo tra soggetto che conosce e oggetto conosciuto. È la famosa contestazione che si faceva anche nel 68 a scuola di Francoforte, eccetera, quando si diceva bisogna togliere alla scienza occidentale questa posizione dominante, no? Che rende tutto oggetto, per cui è il soggetto che determina la propria conoscenza, il che non va d'accordo con la realtà, cioè la realtà è autonoma rispetto a questo modo e a questo tentativo millenario di dominarla attraverso una forma di conoscenza che si identifica con il positivismo radicale, diciamo, il modo radicale di fare conoscenza, quello positivista si può dire. Bene, a questo punto si vede che il declino della civiltà occidentale porta con sé anche questo modello di conoscenza e avanza, se speriamo che avanzi, una forma di conoscenza un pochino più realistica, non del realismo positivista, ma di una forma di realismo, diciamo, alla Hannah Arendt, quella che dice che bisogna onorare le apparenze. Cioè ciò che ci appare nella realtà, che si manifesta nella realtà e che non dipende completamente da noi. Quindi noi la chiamiamo in una certa area di ricerca pensiero dell'esperienza, cioè la filosofia, che è poi quella che conforma le culture, speriamo che si tramuterà in una forma di pensiero dell'esperienza, io aggiungerei anche quotidiana. A proposito di esperienza, Anna Rosa Buttarelli, incontriamo due parole che già dal titolo di questo saggio ci mettono nella condizione personale e universale, no? Bene e male. Ecco, a proposito di esperienza, entriamo nell'esperienza dal punto di vista filosofico femminile di queste due parole, incominciando per esempio da Hannah Arendt, che poi è colei che nel bene e nel male ci ha portato molte volte, ma la stessa Simone Weil, Françoise Dolto, tanto per citarne alcune di quelle con cui lei ci porta a familiarizzare nel loro pensiero. Sì, sì, la posizione del pensiero genealogico femminile, che lo chiamo genealogico perché è anche anacronistico, cioè non rispetta la continuità temporale, ma si trova un filo rosso che incredibilmente accomuna tutte le pensatrici di tutti i secoli, perfino di tutti i millenni, e questo è sorprendente, che quindi testimonia una vera e propria forma della mente divergente da parte delle donne che riescono a pensare o a dedicare tempo alla riflessione e al pensiero. E per fare l'esempio più vicino alla nostra realtà contemporanea, una come Hannah Arendt scopre improvvisamente all'interno di questa genealogia a Gerusalemme, in un processo, diciamo, che è diventato famosissimo, processo Eichmann, scopre che l'idea di bene che le avevano insegnato nella sua carriera accademica, il bene con la B maiuscola, no? il bene e anche il male con la M maiuscola, che sono sempre stati pensati dalla filosofia di tradizione come delle entità in gran parte astratte, cioè diciamo con una assolutezza che a volte ha chiamato in causa Dio per fargli rendere conto del bene e del male su questa terra. Sono tutti, tra l'altro, esperimenti falliti, quelli della cosiddetta teodicea. A questo punto Hannah Arendt osserva senza, diciamo, il condizionamento mentale, perché era una donna appunto geniale, fedele alle sue osservazioni, vede che in fondo quello che diciamo c'è del male in tutti noi,
ogni tanto dice, ma tutte noi, tutti e tutte abbiamo una parte di male, certamente, però il male praticato senza la riflessione necessaria, senza la consapevolezza di stare facendolo, diciamo, chi sa che lo fa, ecco, è punibile in qualche modo. Ma la forma del male incarnato che lei scopre è quello della banalità quotidiana. E nel nostro caso, nel caso di Eichmann, si evidenziava con il fatto che lui ha continuato a questo gerarca nazista a ripararsi dietro lo scudo del eseguivo gli ordini. Io non avevo nulla contro gli ebrei, che poi è anche vero, in realtà non aveva motivi particolari, però eseguiva degli ordini e questo era tutto. E se gli ordini erano quelli di buttare migliaia di persone nella camera gas, basta, era un ordine, si doveva fare. Bene, per farla breve, Hannah Arendt ci dice che lei ha visto in quel momento, in quell'uomo che sembrava un uomo mite, l'incarnazione del fare del male, perché non aveva pensiero, non aveva la capacità di riflettere sulle sue azioni e quindi neanche di comprendere esattamente le conseguenze delle sue azioni. E tutto questo era anche accompagnato da una certa megalomania, cioè una forma di soddisfazione e anche di sopravvalutazione della sua presenza all'interno dell'epoca. Anna Rosa Buttarelli, allora, lasciando da parte Eichmann, perché il discorso si fa pesante per ciò che ha fatto, ma vedendo le nostre vite, no? Vedendo le nostre vite, è difficile ammettere, come forse ricorda Roberto De Monticelli, ammettere che l'odio abbia un'energia superiore rispetto alla morale del bene. Certo che è difficile e quasi impossibile, perché noi, come dice Simone Weil, speriamo sempre di ricevere del bene, perché questa è la condizione originaria, diciamo, di chi ha avuto la maggior parte degli uomini e la maggior parte delle donne, di chi ha avuto un'accoglienza al mondo, diciamo, positiva, cioè che non è stato, che non ha avuto un'infanzia, diciamo, che gli fa rimpiangere di essere nato. Da quell'esperienza di aver ricevuto il bene originariamente, sempre si spera che per noi, nelle relazioni, nel mondo, nel futuro, ci sia del bene. E anche odiare diventa difficile ammetterlo, se non in casi gravissimi di torti gravissimi, ma anche in quel caso il politicamente corretto della nostra civiltà ci impone, come dire, di giustificare il carnefice, di trovare delle attenuanti ai gesti più brutali e più sanguinari, cioè c'è anche una cultura che impedisce di ammettere di odiare, perché a causa di questa speranza, forse originale, ma anche, diciamo, di un modo più che sembra più corretto di governare la realtà, la positività, la chiamano i filosofi tedeschi attuali, l'obbligo della positività è prescritto dal politicamente corretto. E allora, se è politicamente corretto, Anna Rosa Buttarelli, possiamo augurare il giusto al male? Sì, ma il giusto non va d'accordo col politicamente corretto, come la giustizia spesso non va d'accordo con la legge, nel senso che la legge e il politicamente corretto sono strumenti di governo, quando anche di dominio. La giustizia è un'aspirazione invece universale e si potrebbe dire eterna, al di là delle declinazioni storiche della legge. Per cui, come si vede a occhio nudo che non sempre la legge è giusta, invece l'augurare il giusto a chi fa del male significa in qualche modo appellarsi a forme anche misteriose del funzionamento della realtà e delle relazioni che,
come dire, nel linguaggio popolare si dice chi fa il male lo riceve tutto indietro, ecco. E queste intuizioni popolari sono di tipo cosmologico, per dir così, non dicono speriamo che la legge lo punisca e che vada in galera chi fa del male, si appella a quella forma di giustizia misteriosa che pure è l'aspirazione di chi è sano di mente, che mette, diciamo, rimette in equilibrio la bilancia della realtà. E forse ci si può avvicinare a quella che Simone Weil parlava a proposito di massimo di attenzione verso l'alterità, cioè la preghiera che deve essere posta in essere in modo passivo. E su questa passività della preghiera vorrei sviluppare un pensiero, perché non è la passività a cui possiamo pensare noi così automaticamente. Certo. È quella forma di passività simile all'ispirazione poetica. La preghiera è molto vicina al fare poesia, e il fare poesia, a parte le tecniche che impongono certi modi di poi mettere in nero su bianco l'ispirazione, però se pensiamo a quando qualcuno di noi ha l'ispirazione fulminea di un verso, no? Oppure di un modo di leggere e di rendere conto di quello che osserva, di quello che sente, in una forma non prosaica, appunto, non della lingua quotidiana. Ecco, in quel momento quell'intuizione, sto parlando proprio di intuizione, è la forma di passività che serve per la preghiera, perché si può comporre anche una preghiera, non è semplicemente che si devono ripetere, anche se sono pensate ad hoc certe preghiere che rimangono eterne, come il Magnificat. Il Magnificat è un canto, una forma di preghiera, un'invocazione alla giustizia, appunto, sotto forma di preghiera, che è eterno. Ecco, però tante altre scoperte della nostra capacità magari di rendere in poesia quello che esperiamo nella realtà avviene in una forma di passività. Ciò cosa significa? Significa che non dipende dal nostro ragionare, dal nostro pensare ragionante, che invece è una forma attiva di ricerca di parola. Ecco, io adesso in questo momento sto ragionando, cercando di ragionare, di farmi capire. La poesia non si fa capire, la preghiera non deve per forza farsi capire. La preghiera, come la poesia, come dire, risponde a un'ispirazione che o è una domanda, o è un ringraziamento, o è un rendere onore, o è una forma di estatica. Ecco, sono tutte forme che potremmo chiamare passive, perché non vengono ricercate, diciamo, razionalmente le parole che si usano. Io vorrei condividere la chiusura di questo saggio che abbiamo raccontato insieme con Anna Rosa Buttarelli. Questo saggio che si chiude con queste parole: forse vale la pena rilanciare sempre di nuovo l'auspicabile femminilizzazione qualitativa della società, chiedere con fermezza l'assunzione totale delle responsabilità che qualificano l'azione storica dei sessi, abbandonare il fantasma della complicità con gli esseri crudeli e far avanzare l'autorità femminile custode millenaria del bene giustizia. Ecco, queste parole in pratica ci chiudono un cerchio e ci fanno ritornare all'inizio di questo saggio, che è necessario conoscere per comprendere ciò che sta sottosopra tra il bene e il male, la rivoluzione delle filosofe. Ma prima di chiudere io vorrei soffermarmi sull'immagine di copertina, perché tra l'altro, ricordo, è firmata da Giosetta Fioroni. Ce la vuole raccontare Anna Rosa Buttarelli? Sì, l'immagine di copertina è una forma trovata grazie alla collaborazione tra me, l'ufficio, no, le grafici, diciamo, della casa editrice Tlon, che tra l'altro è una donna, ho sbagliato la declinazione, è una donna che si è occupata della copertina, e
la Galleria Nazionale, nel senso che questo libro è sostenuto dalla collaborazione che io ho avuto con la Cristiana Collu, che è attualmente, ma è in scadenza purtroppo, direttrice della Galleria Nazionale. Quello che si vede in copertina è un particolare di un quadro di Giuseppe Fiorini, offerto, diciamo, interlocuzione tra arte e una forma di filosofia, questo volto di donna, diciamo, che è in penombra, appunto, no? È una forma di penombra e sta riflettendo in questa forma di particolare della luce, che non vuole dominare, diciamo, la realtà, la luce dell'illuminismo, e accetta la parte di mistero e la parte, come dire, potremmo dire quasi trascendente, ecco, della realtà, e questo volto ha un significato che potrebbe essere molto vicino a quello che sto dicendo. Grazie davvero, Anna Rosa Buttarelli, del tempo che ci ha dedicato, e buona giornata. Ma grazie a voi, grazie a lei.